Presidente Di Meo, 3 punti d'oro contro una squadra attrezzata per la 2, ma in questo momento possiamo tranquillamente dire che Aversa è una spanna sopra. Ma una spanna sopra no, era una gran bella squadra questa, e stasera con un'assenza importante perché il loro palleggiatore in settimana ha avuto dei problemi cardiaci e si è dovuto fermare. È una squadra completa, è un Biribanti che giocava 3 anni fa in Serie A1, ma noi abbiamo dimostrato che non siamo secondi a nessuno. Era la prova del 9 questa partita di stasera. E dopo 3 ore di gioco è impossibile vedere una partita del genere in qualche altro campo di Serie B1. Sembrava veramente una partita di Serie A2. Abbiamo meritato, perché con il cuore il terzo set, rimontando da 21 a 15, sembrava un'impresa veramente impossibile contro i titani dall'altra parte. Ma sono soddisfattissimo, anche perché Enrico deve ancora inserirsi, ma ha già dato quel tocco di classe in più per la squadra. C'è stata una prestazione un'altra volta mostruosa di Chalot, la squadra sta crescendo, io penso che veramente possiamo levarci tante soddisfazioni, anche perché stasera avevamo un pubblico veramente eccezionale. Non so quante persone c'erano stasera, ma sono rimaste fino alla fine, fino alle 9, ed è stato uno spettacolo stupendo. Io penso che Aversa merita questo palcoscenico della pallavolo, e noi come squadra di pallavolo di Aversa meritiamo il palcoscenico di un pubblico così importante. Pubblico delle grandi occasioni che ha supportato la squadra punto su punto, un pubblico che si merita anche un film, Vita da Star, che è uscito questa settimana e che ha avuto un grandissimo successo, a testimonianza del fatto che l'ex anno volleyball Aversa non lavora solo sul campo ma anche fuori. Infatti, questo volevo dire, Antonella, noi lavoriamo dal lunedì al venerdì, il sabato in mezzo al campo è solo il coronamento di una settimana di lavoro. Ci sono persone dietro le quinte che veramente rendono facile il nostro lavoro, ma è un lavoro che è eccezionale. La ripresa di questo film è stata un qualche cosa di bellissimo, abbiamo avuto circa 21.000 contatti per la visione di questo film, ed è solo una delle poche cose che noi facciamo. Però ecco, diciamo, c'è fortunato il giocatore, se dice presidente stringi che vuole parlare lui, è una cosa bella questo film. Saranno anche altre sorprese, speriamo che la sorpresa più bella la possiamo fare al pubblico di Aversa il 10 maggio di quest'anno, con la meritata, penso, promozione in Serie A2. Ma incrociamo le dita e poi vedremo. Coach Draganov, 3 punti guadagnatissimi contro una squadra importante, con dei nomi importanti, ma l'Exxon è riuscita ad uscire da un terzo set che sembrava perso. Cosa ha detto ai ragazzi durante quei momenti così concitati e nervosi? No, con i ragazzi ho cercato sempre di essere tranquillo, no? A non mettere nervosismo. Ti ho detto, raga, dobbiamo andare in battuta, battiamo in zona 1 per mettere in difficoltà il loro palleggiatore. Chalot è andato, ha fatto una serie, poi è andato anche Carlo, ha fatto la stessa serie, e lì ci siamo convinti che davvero il primo compito era mettere in difficoltà il loro palleggiatore, che non arrivano le palle davanti, a dietro le spalle, e poi lì bravi loro i ragazzi, perché noi possiamo parlare tutto quello che vogliamo in panchina, ma se loro non sono dentro e non danno cuore e la forza, non ce l'ha. Bravi, bravi ragazzi. Una partita durissima, come l'hai detto te, con i nomi. Sono giocatori di Serie A1. Io, finché avevano le forze, proprio vedevi che ogni punto te lo deve sudare. Poi alla fine sono crollati un po' forse fisicamente. Abbiamo approfittato. E la cosa bella è i 3 punti, li abbiamo portati a casa. Un plauso particolare a Ciccio Montò, che sul finire del secondo set è riuscito a tirare le castagne dal fuoco per un Exxon che sembrava un attimo in difficoltà. È d'accordo? No, no, hai detto giusto, però io sempre ancora in spogliatoio, qua al quarto set, dico ragazzi, vinci con 12, non si vince mai con una persona. Ogni chi entra in campo deve dare meglio in sé, deve dare la sicurezza a tutta la squadra. Dico, io la intendo in quel modo. Poi che devo fare cambi non ho perché sono contro qualcuno, ma lo faccio per bene della squadra. Ragazzi, ora ci serve tempo a assimilare tutte queste cose, però siamo su un buon punto, non mi lamento. Come giudica la prima performance di Enrico Libraro al Palaia Cazzi? Enrico è grande per me, però anche lui, dopo la partita abbiamo parlato, ora non è che ci aggrappiamo tutti su Enrico. Enrico arriva di un campionato molto più elevato, ora per arrivare, per prendere un po' confidenza con tutti i compagni di squadra, a tirare la sua, ci serve forse un'altra, 2 partite, però Enrico lo conosciamo. Alla fine avete visto che ha fatto, da solo ha chiuso i set.
Prossimo appuntamento al Lago Negro, come si prepara l'Ekston per questa partita? Noi ci prepariamo bene perché lì ne aspetteranno con sangue negli occhi, quello 0-3 lì in Coppa in fa male, sappiamo che dobbiamo uscire, però noi andiamo sulla nostra strada, sappiamo che ogni vittoria, tutti i punti quali arrivano danno tanta forza e fiducia nei mezzi propri e cerchiamo di andare avanti, partita dopo partita. Mario Giacobelli, 3 punti d'oro in questa terza giornata di campionato. Sì, 3 punti d'oro, pensavamo che non erano 3 a un certo punto della partita, però siamo stati bravi quando eravamo sotto 21-15, mi pare, a rimontare contro una squadra molto esperta, con giocatori di categoria superiore, forse anche di 2 categorie. Quindi siamo stati bravi a stare lì, sempre attenti, concentrati, a portare a casa, mi pare, il terzo set e poi il quarto è andato in discesa. Terzo set dalle emozioni incredibili, hai giocato una partita fantastica, stai dimostrando di essere un giocatore dalla categoria superiore. No, restiamo con i piedi per terra, c'è una rosa allestita che possono giocare tutti, possiamo giocare tutti. Oggi è entrato Peppe al posto di Gabriele, quindi c'è stato turnover, non siamo, diciamo, i 6 titolari che possono giocare, gli altri no, siamo una rosa ampia e quindi tutti quanti possono dare qualcosa. Che soddisfazione è fare un muro a birribanti? Fino a pochi anni fa lo vedevi in TV giocare in nazionale, in A1, o gioca contro di noi, o io forse gioco contro di noi, non lo so, però giocatore di esperienza, un bel giocatore in questa categoria. Quanto ha portato l'arrivo di Enrico Libraro in questa squadra? Enrico è un altro che è di categoria superiore, quindi ci ha dato una grossa mano e ce ne dà tanto.